Vince, ecco, il centrosinistra critica il Cura Abruzzo 2 parlando da una parte di mancanza di copertura e dall'altra di una mancata concertazione con i sindacati e con le associazioni di categoria. Cosa risponde in particolare? Io dico che siamo molto soddisfatti e credo che a breve anche gli abruzzesi saranno soddisfatti. Chiaramente abbiamo fatto una manovra importante che dà un occhio a tantissime categorie, tutti gli imprenditori e non solo, perché in questo Cura Abruzzo 2 c'è di tutto, c'è lo scorrimento totale delle graduatorie degli studenti universitari, ci sono norme a favore ad esempio dell'editoria, a sostegno dell'editoria abruzzese, ci sono norme a favore dei comuni, a favore delle zone rosse con una particolare attenzione alle imprese dei comuni della zona rossa. Ci vorrà ancora un po' di pazienza per arrivare alla fine del percorso, perché adesso c'è tutta la burocrazia, quindi bandi, vari bandi, però io credo che abbiamo oggettivamente fatto un ottimo lavoro per l'Abruzzo, che si somma chiaramente a già quel primo Cura Abruzzo fatto ad aprile, i cui effetti li vedremo da qui a qualche settimana. Ci saranno le coperture? Io penso assolutamente di sì, nel senso che una serie di coperture sono già reali e altre sono condizionate all'approvazione del consuntivo, quindi sono risorse che ci sono, devono essere liberate a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo che avverrà da qui a qualche settimana. Intanto la mancanza delle coperture. Dei 70 milioni annunciati e previsti nella norma, solo 19 sono davvero disponibili, per tutto il resto bisognerà attendere e in particolar modo per le risorse del cosiddetto consuntivo. Anzi, è la prima nostra critica, perché data l'emergenza andava approvato il conto consuntivo immediatamente. Il secondo punto riguarda la concertazione che non c'è con le parti sociali. La denuncia più unica che rara nello scenario nazionale da parte di tutte le associazioni, da quelle sindacali a quelle di categoria fino ad arrivare a quelle datoriali a Confindustria, e evidenziano, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questa giunta, questo governo regionale così lento è stato anche escludente, cioè ha escluso tutti dai protagonisti di una ripresa economica, del territorio, della parte economica e sociale. Denunciamo che manca una strategia di rilancio per la nostra regione. Il turismo, a qualche chilometro le regioni si muovono con una strategia, qui non c'è traccia di nessuna strategia su uno dei settori più piegati. E poi, fatemi concludere su un punto, ma si può in piena emergenza continuare a fare delibere di aumento di stipendi e di manager? L'ultima, la 273 del 14 maggio, dà addirittura decine e decine migliaia di euro, fino a 100.000 euro di arretrati soltanto, mentre la gente aspetta la cassa integrazione, una vera e propria vergogna.